Ribenvenuti, un ribenvenuto a tutti. Allora, iniziamo ufficialmente dopo la tavola rotonda a cui avete assistito e spero abbiate gradito. Iniziamo con la serie di speech e di interventi. Inizio io, come diciamo padrone di casa di Milano. Sono Carlo Sant'Agostino, molti di voi mi conoscono già, e oggi vi presenterò qua una ricerca che ho realizzato. Questa ricerca nasce circa una decina di anni fa ed è la nascita del mercato del videogioco in Italia, cioè va a analizzare cosa è successo in Italia, quando è successo, quando il videogioco è arrivato in Italia e soprattutto come mai l'Italia, differentemente rispetto ad altre nazioni europee, sue diciamo pari, non ha sviluppato in maniera diciamo pesante o coerente un'industria nel settore videoludico. In Italia abbiamo pochissime realtà che si sono affacciate industrialmente al settore videoludico, cioè della creazione di videogiochi, quando è un mercato che, come tutti sappiamo, produce milioni, miliardi di euro in questo momento, fa girare miliardi di euro. Allora, non farò la storia del videogioco ovviamente, la storia del videogioco fa parte di un altro talk, però farò la storia del mercato del videogioco in Italia. Come tutti sappiamo, l'inizio del mercato del videogioco nel mondo si colloca all'inizio degli anni 70, quando Nolan Bushnell fondò prima la Sigizi e poi l'Atari, che tutti conosciamo, e poi creò quel grandissimo successo di Pong che fece diventare popolare il videogioco e lo rese un prodotto, diciamo, in tutto il mondo. Ma il primo videogioco che creò Atari commerciale fu derivato di Space War, Computer Space. Computer Space in Italia, già da subito, qua abbiamo un estratto di una rivista che è Automat, è una rivista che si occupa dell'automatico, del divertimento automatico che all'epoca era elettromeccanico, che presenta già nel numero del 1971 come novità quello che era, scusate, prendo il microfono, ma lo faccio prima, ecco, presenta come novità nel 1971, lo chiama un nuovo lanciamissili, perché l'idea del concetto di parola di videogioco non esisteva ancora, stiamo parlando del 71, però viene già presentato come novità nella rivista e addirittura nel 1972 alla Fiera di Milano lo troviamo in uno stand. Questa è una foto sempre presa da Automat di dove fotografano lo stand della IBS del 72, dove viene presentato Computer Quiz e Computer Space, che vedete rispettivamente lì nella lista. Il mercato del videogioco quindi in Italia arriva da subito e da subito si diffonde, perché il successo dei videogiochi Pong e dei vari cloni che sono usciti di Pong iniziano a diffondersi subito nei primi anni, nel 72-73, nelle varie sale giochi che da noi in Italia erano diffusi soprattutto nelle riviere, quindi la riviera romagnola e la riviera ligure, per citarne due tra le più conosciute. E infatti, cosa è successo? Non è andato avanti. Ok, andiamo avanti. Ok, questo per esempio è il numero del 74 di Automat. Il numero di giugno del 74 già era pieno di pubblicità di Pong Like, come il più diffuso in Italia dell'epoca era Ricochet della Rocola, che si trovava in maniera molto diffusa. Ma c'erano anche altri cloni come questo World Cup Football, che in realtà era sempre un Pong con più palette, anziché due, ce ne aveva quattro. Quindi già nel 74 comunque il videogioco è diffusissimo come divertimento da sala giochi in Italia. Dove era il prodotto, scusa? Ci arrivo, un attimo. Se volete tenere le domande, poi facciamo una sessione di domande in fondo. Questi videogiochi qua erano importati, innanzitutto questo Ricochet della Rocola e World Cup Football erano importati dagli Stati Uniti, ma poi soprattutto, visto che iniziano a diffondersi in Italia questi primi videogiochi Pong-like, anche aziende italiane iniziano a pensare a produrli e soprattutto
qualche azienda decide di produrre dei giochi originali, cioè pensati in Italia e prodotti in Italia. E vediamo, qua abbiamo una platea abbastanza informata, però non so se tutti qua sanno qual è stato il primo videogioco originale pensato, prodotto e costruito in Italia. No, non è Zaccaria. È questo. È UFO, chiamato anche Satellite TV, già nel 1975, ok? Ed è una specie di flipper col tubo catodico sotto. Ed è stato prodotto nel 1900, prodotto pensato nel 1975 dalla Model Racing di Montemarciano, in provincia di Ancona. La Model Racing, questo logo, aveva sede a Montemarciano. Prima di videogiochi produceva giochi elettromeccanici a proiezione luminosa, i famosi duck shot, no? Quelli che trovate nelle fiere dove c'era proiettata l'anatra e si sparava con un fucile con una cellula fotoelettrica, riconosceva se avevi preso il bersaglio o no. Ed è stata la prima azienda italiana a produrre un gioco originale, cioè che loro hanno pensato e prodotto, appena prima della Bertolino, che poi andremo a vedere con l'azienda di Torino. Questo è il primo videogioco, questo è UFO. Qua possiamo vedere un video del gameplay, purtroppo si vede poco da qua, e possiamo andare avanti con un altro video dove si vede un pochino meglio, ecco, perché lo fa vedere senza l'overlay sopra che lo copre. Era praticamente una simulazione di flipper fatta con la tecnologia del Pong alla fine. E pensate che questo videogioco era abbastanza originale, tanto che addirittura fu venduto a un'azienda americana, la Chicago Comics, che lo pubblicò negli Stati Uniti come Super Flipper. Lo chiamò Super Flipper, però in realtà, se vedete i disegni, ci sono ancora gli UFO dal nome originale, che appunto era UFO Satellite TV, che era il nome con cui fu pensato dalla Model Racing di Montemarciano. Però Chicago Comics acquistò questo prodotto e lo vendette nel 75-76 negli Stati Uniti. Si trovano parecchi collezionisti che ce l'hanno. Il Super Flipper della Chicago Comics neanche sanno che è un prodotto che è stato pensato e ideato in Italia. Quindi l'Italia inizia subitissimo. Infatti poi anche un'altra azienda, perché tutte le aziende che si occupavano dell'elettromeccanico, che già c'erano in Italia, quindi del divertimento elettromeccanico, capiscono subito l'importanza del videogioco e decidono di investire nella produzione e nella pubblicazione di videogiochi. Un'altra è la Fratelli Bertolino, che sempre nel 75, appena dopo, produce un altro gioco originale che è Combat. Purtroppo di questo gioco non abbiamo quasi nessuna informazione tranne questa foto, perché non si sa se fu un prototipo, che poi non venne effettivamente messo in produzione, o se ne furono prodotti pochi esemplari e non ne sono sopravvissuti. Di questo nessuno ne ha traccia, purtroppo. Esistono solo queste foto prese sempre dalla rivista Automat, che lo pubblicizzò nel 1975. La Fratelli Bertolino comunque è un'azienda molto importante di Torino, un nome storico, perché prese la licenza dei videogiochi Atari e quindi Bertolino produsse in Italia su licenza ufficiale, attenzione, poi spiegherò cosa è successo dopo, ma su licenza ufficiale produsse Asteroids, Missile Command, Centipede e altri grandi classici dell'epoca di Atari, quindi pagava la licenza all'Atari negli Stati Uniti, produceva il videogioco in Italia, perché ovviamente i cabinati a quell'epoca era costoso trasportarli interi, eccetera. Si preferiva aziende locali che producevano su licenza per il mercato locale i videogiochi pensati dall'Atari, ma anche dalla Taito. La Taito invece, per esempio, fece l'accordo con la Model Racing. La Model Racing Montemarciano prese gli accordi con la Taito. Infatti, la Taito, dopo spiegherò che Space Invaders fu prodotto su licenza in Italia dalla Model Racing su licenza ufficiale Taito. Sempre nel 1975 ci fu anche l'ingresso del videogioco nelle case. Questo ancora prima dell'introduzione del famoso chip della General Instruments, che poi rese popolarissimo e facilissimo la creazione di Pong domestici a casa. La prima azienda fu la Zanussi, produttrice di elettrodomestici, che aveva anche una sezione. La Zanussi possedeva la Seleco. La Seleco produceva televisori e le industrie della Seleco, possedute da Zanussi, produssero la prima console domestica italiana, che è il Pingotronic.
che è una versione del Pong, sempre classico, però da attaccare al televisore di casa. Ed era una console, in questa versione, la prima, completamente analogica, quindi non aveva microprocessore, era tutto TTL, quindi logica ovviamente elettronica, quindi programmazione con logica elettronica, come tutti i primi videogiochi di quell'epoca. Abbiamo ritrovato una documentazione risalente a ottobre del 75 su Radio Elettronica. Radio Elettronica pubblicò questo articolo di Arnaldo Berardi e Massimo Cantadori. Proviamo questo, esatto. Proviamo. Ok, proviamo a vedere se questo microfono funziona meglio dell'altro. Comunque, questo numero di Elettronica di ottobre del 75, troviamo questo articolo di Berardi e Cantadori che pubblicano in pratica gli schemi del Bigotronic. Quindi si presume, purtroppo non ci sono prove certe, che questi due furono anche quelli che lo progettarono per conto della Zanussi e poi vendettero anche l'articolo alla rivista Radio Elettronica per produrre il kit. Però non c'è certezza su questo, potrebbero anche semplicemente aver preso il Pingotronic e copiato i circuiti, quindi, però diciamo che è un'ipotesi, finché non li troviamo, questi due signori ci hanno provato, ma non ci sono state, non è andato a grande successo il tentativo, anche se stiamo parlando del 75, cioè 45 anni fa. Come dicevo, la Modern Racing invece ha preso i diritti dalla Taito. Come vedete, questo è Space Invader, come vedete c'è il logo ufficiale Modern Racing di fianco. Modern Racing quindi prese, diciamo, il primo grande successo dopo Pong del videogioco, quello che un po' ha formato poi il mercato del videogioco. Space Invaders nel 1978-79 diffonde il videogioco come mai prima, fino poi al grandissimo successo di Pac-Man. Quindi qua proprio c'è l'esplosione del mercato. C'è un piccolo aneddoto da raccontare su questo, perché ho avuto la fortuna di intervistare i programmatori della Modern Racing dell'epoca e mi dissero, uno era andato in Giappone ovviamente a prendere i codici scritti su Intel 8080 di Space Invaders, a portarli in Italia con il progetto per creare la scheda. La Modern Racing di Montemarciano faceva il test a Rimini Riccione sulle sale giochi, faceva il test dei videogiochi una volta che li creava, li importava, li testavano su quelle sale giochi. E il ritorno dei gestori delle sale giochi su Space Invaders, il primo test fu, è troppo facile, cioè la partita dura troppo, la 100 lire all'epoca durava troppo. E quindi dissero ai programmatori, è troppo facile. Per correggere questo misero mano al codice originale di Space Invaders e aumentarono la velocità. Cioè lo Space Invaders che abbiamo giocato noi in Italia, e non solo in Italia ma anche in mezzo Europa, perché Modern Racing poi produceva anche per Germania, Francia, Inghilterra, insomma tutta la zona diciamo europea per la Taito, è più difficile dell'originale giapponese-americano. Quindi chi ha giocato Space Invaders sa che è più bravo di un americano medio a giocare Space Invaders, perché il nostro era un pochino più veloce perché la partita doveva durare di meno. Modern Racing andò avanti, poi fu una grandissima azienda di quegli anni, produsse un sacco, sempre su licenza Taito, produsse dei videogiochi che poi addirittura andò avanti anche a produrre videogiochi originali. Per esempio produsse questo qua, Road Champions, che adesso è del 1978, prodotto su licenza della Taito in Italia. Anche questo era completamente TTL, quindi niente processore, solo logica elettronica cablata. Questo videogioco qua, la Modern Racing produsse anche il seguito, di cui non ho video, che era Super Rock Champion 2, di cui fu prodotto solo in Italia e solo per l'Italia, ed era lo stesso, più o meno uguale, ma a colori, quindi col monitor a colori, con la grafica a colori. E quello era un prodotto originale. Altro prodotto interessantissimo è Dribbling, prodotto nel 1980, che era la versione del calcetto, però fatta a videogioco, che aveva un grandissimo successo perché poi andò con i mondiali dell'82, fecero anche dei campionati in Italia, e ci fu una collaborazione con un'altra azienda, la Olimpia, che diciamo che prese un po', esatto, Olimpia prese un po', diciamo, l'eredità
della Modern Racing, e produsse diversi giochi originali, tra cui ricordiamo D-Day, Portraits, che era un videogioco originale, fu uno dei primi ad avere una telecamera incorporata nell'arcade che faceva la foto a chi faceva il record e metteva la tua foto nella top 10 dei giocatori. I videogiochi Olympia furono molto diffusi in Europa, venduti la Vega, un altro di questi, e poi ovviamente, come dimenticare, ovviamente la Zaccaria. La Zaccaria, oltre a produrre su licenza diversi videogiochi come Scramble e altri grandi successi, produsse anche una serie di videogiochi originali. Qua ne abbiamo un elenco: Quasar, Siabatto, Scorpio, Laser Battle, Cat and Mouse, More Money, Jack Rabbit. Ma come mai ho segnato Laser Battle in rosso? Vediamo chi, se qualcuno lo sa perché ho segnato la Zorbetti del rosso. Nessuno? Tu lo sai, ma tu non vali, quindi sei squalificato. No, perché fu venduto alla Bally e sì, pubblicato con il nome di Lazarian. Fu convertito sul Commodore 64. Quindi questo videogioco inventato e prodotto in Italia con il nome di Laser Battle, venduto alla Bally Midway americana con il nome di Lazarian, la quale poi vendette i diritti alla Commodore, che ne fece una cartuccia per il Commodore 64. Pochissimi sanno che questo videogioco è stato progettato e ideato in Italia. Ma non è l'unico, ce ne sono altri. Per esempio c'è Looping dell'Amtec. L'Amtec è un'azienda tedesca che però commissionò in Italia a un programmatore italiano, un'azienda italiana, un videogioco che è Looping, che fu diffuso e poi distribuito in tutto il mondo e venne convertito per il ColecoVision. Quindi troviamo la cartuccia per il ColecoVision di Looping, che è un videogioco, anche questo, prodotto e pensato, un videogioco originale prodotto e pensato in Italia. La faccio breve perché sennò diventa troppo lunga e non abbiamo tanto tempo, ma anche nel mercato home si iniziarono a diffondersi e a produrre videogiochi. Ricordiamo Enrico Colombini, tra i primi, Avventura del Castello, Enrico Colombini, che conosco personalmente, di Brescia, e pubblicò poi anche il famoso libro Come scrivere un gioco di avventure per persona computer, che poi dell'idea a Buonaventura di Bello di produrre tutta la sua serie di avventure. Però siamo arrivati a un punto, voi state dicendo, ma cavoli, l'Italia è partita in quarta, sì, è vero, è partita in quarta, ne abbiamo, il mercato c'era, i soldi c'erano, le aziende stavano investendo, ma come mai poi è crollato tutto? Cioè, cosa è successo? Come al solito l'Italia è un caso particolare, cioè, perché noi siamo sempre quelli che ci dobbiamo distinguere in qualche modo. Allora, parlerò di una cosa che molti di voi conoscono bene, che è la pirateria, però noi conosciamo e spesso confondiamo quella che è la pirateria endemica, cioè la pirateria tradizionale. La pirateria c'è sempre stata, c'è ancora adesso, ci sarà probabilmente nel futuro. Fare la copia di videogiochi personali per copiarsi è una cosa che hanno fatto tutti in tutto il mondo, ma è la pirateria endemica, cioè è qualcosa che esiste e sta nel mondo, in tutto il mondo, sotto a quello che è il mercato ufficiale. Quando questo però si sa che nel mercato ufficiale è qualcosa che tu fai, però sai che non dovresti fare, no? Mi dai il gioco copiato, sì, me lo copio, mi copio il gioco, so che dovrei comprare l'originale, so che sto facendo qualcosa che non dovrei fare, ma lo faccio e comunque c'è. In Italia invece in quell'epoca è successa una cosa strana. Noi avevamo un problema, che era la legislazione italiana, che non proteggeva il diritto di autore ed editore del software in generale. Ok? E c'erano tantissime discussioni in quegli anni, perché si stava formando il mercato, non solo del mercato del videogioco, ma anche il mercato del software normale, quindi il mercato dei software contabili, del software industriale. C'era tanta legislazione, che si stava muovendo, ma il movimento dell'Italia in questo campo, il campo del legislativo, è lento, cioè un elefante proprio che procede con un piedino e con un altro. Questo ha causato nel campo specifico del videogioco, purtroppo, proprio nel periodo del grande boom del videogioco, quindi stiamo parlando, per darvi un'idea, del periodo che va dalla fine degli anni 70, quindi 79-80,
fino all'inizio degli anni 90, 90-91, in quel periodo lì, da Pac-Man a Doom, per intenderci, cioè si è passati da Pac-Man a Doom in quel periodo lì, ok? Da Pac-Man a Doom nasce, esplode, diventa gigante il mercato del videogioco. In quei 10 anni lì, in Italia, si stava discutendo di come proteggere il videogioco, ok? Quindi non c'era, se ne discuteva, se ne parlava, c'erano tentativi, c'era legislazione, eccetera. Però questo crea un fenomeno che è stato prettamente italiano, cioè solo italiano. Un fenomeno, edicola, che si può definire pirateria industriale. Cioè, qual è la differenza tra questo tipo di pirateria e quella che conosciamo tutti, quella che abbiamo anche vissuto personalmente? La pirateria industriale è qualcosa che fa la copia, ma non viene percepito da chi compra, quindi dall'utilizzatore finale, come una cosa illegale, perché non è illegale. Cioè, tutti noi ci ricordiamo le riviste in edicola con tutti i giochi di Commodore 64, ve le ricordate? Certo. Special Pro, Special Games, la SIP, ma ce n'erano mille altre. Ecco, l'utente, non dico noi, che magari leggevamo le riviste di videogiochi, quindi facciamo parte di una nicchia, prendiamo il papà di un bambino che aveva Commodore 64, va in edicola e compra 8.000 lire una rivista. Lui non ha fatto niente di illegale, non si sente neanche di averlo fatto, non lo sa neppure. Cioè, il punto è questo. Andavi nei negozi, i negozi di computer ti vendevano le copie pirate, come se adesso andassi da MediaWorld e trovo lo scaffale con le copie dei videogiochi. Ok? Questo è il concetto. Questo è stata la particolarità del nostro mercato di questi anni. Si discuteva, guardate qua, per esempio, con sentenza del 15 dicembre 83, il pretore di Padova ha ugualmente escluso la tutelabilità dei programmi per videogiochi in base alla legge sul diritto d'autore, definendo questi un semplice schema di gioco. Questo, cioè, per darvi l'idea di che cosa girava a quell'epoca, cioè, c'erano, ma anche all'interno della stessa legislatura c'erano visioni differenti e non ci si metteva d'accordo su quella che era la tutelabilità del diritto d'autore e editore. Questo causava chi produceva videogiochi negli arcade, in primo caso, la nascita dei cantinari, cioè di centinaia di aziende che producevano i cloni dei videogiochi, tra cui la SIDAM, che fu causa del primo, una celebre causa Atari Bertolino contro SIDAM per la copia di Asterox, che si chiamava Asterox, che durò 10 anni, dall'82 fino all'ultima sentenza era l'88, mi sembra. Quindi praticamente quando ormai non era più... che pur dando ragione ad Atari si appellarono a qualsiasi tipo di escamotage perché non riuscirono a vincerla per copia perché non potevano, perché non c'era diritto, non potevano vincerla approvato con la concorrenza sleale, ma anche quello disse che non andava bene per altri videogiochi, quindi non poteva, e alla fine vinsero sul ricorso al marchio, quindi il fatto che c'era un marchio protetto, quindi la grafica come era disegnata, il marchio, ma non il codice, cioè alla fine non riuscirono a tutelare il codice, per intendersi. Tutto questo dura tutto quel periodo e causa problemi come questo. Cioè io avevo all'epoca, ero quindicenne, nel 85 più o meno, e avevo iniziato a programmare nel 83 e avevo iniziato a produrre dei videogiochi, perché come tutti i ragazzini che si avvicinavano volevo fare videogiochi e ho iniziato a proporli per venderli. A chi li proponevi? Alle riviste che c'erano in edicola, ma erano videogiochi originali miei, non copiati. Proponevo questo videogioco, questa per intenderci è la lettera che mi recapitò l'Oderland del 16 dicembre 86 e mi compensarono per il mio videogioco 250.000 lire, ok? Per un lavoro di 3 mesi circa. Per me ero 15 anni, ero contento, per carità. Però 250.000 lire, mio papà mi guarda e mi dice, fai il dentista, ok? Un mio equivalente dell'epoca, che viveva in Inghilterra, faceva la stessa identica cosa che ho fatto io, ma la proponeva alla Mastertronic, per intenderci, che faceva videogiochi budget da una sterlina 99, prendeva mediamente 20.000 sterline. Gli erano trattati come rockstar. Non è quella questione della rockstar, era proprio anche il guadagno, perché ti davano una royalty sulla vendita o il valore della vendita, perché loro erano tutelati nella vendita del gioco, sì, nei negozi. In Italia era tutto un altro mondo, non c'era tutela, tu facevi una cassetta, mi hanno detto 10 giochi che un mese dopo andavano via perché li copiavano tutti, ok? Le altre riviste si copiavano tra di loro, uscivano in edicola, tu uscivi,
E per loro, uno che gli craccava il gioco e glielo portava craccato da Mario, lo chiamava Piero e te lo dava, e io che producevo un videogioco originale, era la stessa cosa. Loro non potevano darti più di 200-300 mila lire a gioco, perché quello era il budget. Uscivano con una cassetta da 8 mila lire con dentro 20 giochi, ok? Perché non pagavano i diritti d'autore a chi produceva i videogiochi originali. Quindi questo ha causato il fatto che gli imprenditori stessi, quelli che ci provavano, soffrivano e fallivano. La Model Racing fallisce nell'84, per intenderci, ma anche tante altre aziende che hanno provato, hanno faticato tantissimo alla Simul Mondo, ci ha provato in tutti i modi, è fallita anche lei per la distribuzione da edicola, perché aveva dei costi esagerati rispetto a quella che era la distribuzione in negozio. C'era il problema del reso, la gestione del reso, c'erano tantissime problematiche che non sto qui a elencarvi. Tutto questo finisce soltanto nel 92, quindi siamo persi tutto il periodo della Golden Age del mercato del videogioco, cioè siamo fumato completamente, perché l'Italia è costretta dall'Unione Europea ad approvare una legge del 91 che imponeva di estendere il diritto della normativa sul diritto d'autore del software, ok? Siamo stati imposti dall'Unione Europea, perché all'epoca eravamo dentro comunque l'Unione Europea, il mercato era la CE, all'epoca non c'era l'Europa Unita, non c'era l'euro, ma c'era già la CE. E quindi siamo stati costretti, però già dall'applicazione del 92, cioè da essere costretti nel 92 a imporre questa legge, fino a quando questa fu applicata, effettivamente arriviamo ormai agli anni 90 inoltrati. Quindi l'Italia diventa un paese normale nel diritto d'autore, editore del software, quasi alla fine degli anni 90. Quindi ci siamo persi quel grande momento. Questo cosa ha causato? Ha causato che in Italia gli investimenti nel mercato del videogioco sono iniziati forse dopo, e forse dopo qualcuno ci ha anche fatta, perché comunque il mercato del videogioco è andato avanti, ma sicuramente non abbiamo quello zoccolo duro che altre nazioni, addirittura la Spagna, che era inferiore a noi come nazione, come reddito lordo eccetera. La Spagna c'ha la Dynamics, che è dall'epoca le fa. Noi no, la Psygnosis in Inghilterra, ce ne sono tantissime, l'Oriciel, la Ubisoft in Francia, ce ne sono veramente tante. In Italia arriviamo tardi, adesso effettivamente una ce l'abbiamo, che è la Milestone, che c'è, però è l'unica ed è nata dopo questo, diciamo, sconvolgimento del mercato. Insomma, questo in breve è quello che è successo in quegli anni e come mai ci ritroviamo in questa situazione. Vi ringrazio, e se avete domande adesso, brevemente posso... Dopo? Allora passiamo al prossimo...